Gli ingredienti di cui avremo bisogno per realizzare questa torta sono 150 g di farina, 150 g di amido di mais, 150 g di zucchero, una bustina di lievito per dolci, due uova, uno yogurt, aroma alla vaniglia e cioccolato al latte oppure cioccolato fondente se volete dare un effetto più scuro. La prima cosa da fare è aggiungere le due uova allo zucchero. Dobbiamo mescolare fino ad ottenere un impasto morbido. Una volta mescolate zucchero e uova, dobbiamo andare ad aggiungere uno yogurt. Una volta aggiunto lo yogurt, dobbiamo mescolare insieme allo zucchero e alle uova. Poi andremo ad aggiungere la farina e la fecola di patate. Andiamo ad aggiungere anche la bustina di lievito per dolci. Mescoliamo il tutto fino ad ottenere un impasto morbido, però non deve essere troppo fluido. La consistenza dell'impasto deve essere questa, quindi una via di mezzo, non troppo morbida, ma neanche troppo solida. Quello che dobbiamo fare adesso è andare a dividere l'impasto a metà, quindi una metà dovrà restare bianca e andremo a mettere l'aroma di vaniglia. Invece nell'altra metà dell'impasto andremo ad aggiungere il cioccolato. Adesso ho due impasti, uno al cioccolato e uno alla vaniglia. Io a questo punto dovrò andare a mettere tutto nel tegame, ma dovrò metterlo in un modo che consenta poi in cottura di ottenere l'effetto bicolore. Quindi andiamo a vedere come si fa. Mi serviranno per prima cosa due sacche poche, io utilizzo quelle usa e getta, e dovrete andare a trasferire l'impasto all'interno delle sacche poche. Dopo aver messo l'impasto in ognuna delle sacche poche, dovrete andare a creare l'effetto bicolore. Vediamo come si fa. Iniziate dal cioccolato, quindi andate a prendere un paio di forbici, ovviamente andate a tagliare la punta tenendo la sacca poche rivolta verso il basso con la punta in alto, così altrimenti vi colerà prima del tempo. E adesso andate a creare un cerchio esterno in questo modo qua e poi un altro verso il centro, così. Adesso prendete l'impasto chiaro, quello alla vaniglia, andate vicino al cerchietto che avete fatto con il cioccolato e andate a fare la stessa cosa con l'impasto chiaro. Quindi andate a creare questo cerchio vicino, così. E poi andate a metterlo al centro. Adesso prendete di nuovo l'impasto al cioccolato e andate a fare degli altri strati, sempre sulla parte di cioccolato. Andate a prendere adesso l'impasto bianco e fate di nuovo la stessa cosa sopra, però sempre dove avete l'impasto chiaro. Non devono essere dei cerchi regolari, questo non ha importanza perché comunque poi in cottura lieviterà e quindi non manterrà comunque la perfezione del cerchio, quindi sarà una cosa variegata alla fine, però cercate di mantenere il più possibile comunque i due colori. Adesso prendete un coltello con la punta sottile, tipo questo, e andate a creare una specie di fiore in questo modo, in modo da avere poi un effetto in cottura un pochino più amalgamato. Create questo effetto in modo da dare alla torta un disegno un po' più carino. A questo punto andate a mettere in forno, forno statico a 180 gradi e cuocete per circa 35-40 minuti. Questo è il risultato finale. Sono anche andata a mettere dello zucchero a velo in questo modo proprio per dare l'effetto chiaro scuro. Adesso andiamo a tagliarne insieme una fetta e vediamo com'è all'interno. Ne tagliamo una fetta. Vediamo com'è venuta questa torta, così vi faccio vedere anche l'effetto appunto interno, vediamo se è venuta effettivamente bicolore. E
E questa è la parte interna, come vedete c'è questo effetto bicolore. Ovviamente è cioccolato al latte, quindi rimane un pochino più chiaro, però comunque si nota l'effetto cioccolato e vaniglia. Vi auguro buon appetito, non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, mettete un like al video se vi è piaciuto, io vi do appuntamento alla prossima e vi mando un bacio enorme.